Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Extreme Crazy Loca Pokémon Bianco 2. Nello scorso episodio, signori, siamo giunti qui all'ingresso delle porte della Via Vittoria, perdendo il nostro fidato Bernard che ci seguiva dall'alba dei tempi. Per sostituirlo è stato inserito Malfoy. So che starà sul cazzo a molti come è stato per Pupenaz, ma vi chiedo di accoglierlo e di dargli sostegno con un bel like. Proviamo a raggiungere i 250 mi piace come al solito per questa serie, che come al solito sta prendendo botte a destra e manca dai feed, ma che, signori, può rialzarsi. Io credo in voi e quindi distruggete il tasto mi piace anche per il nostro Malfoy. Detto ciò, io non mi dilungo oltre, ho le pozioni, ho i livelli, ho il cazzo duro, andiamo verso la Via Vittoria. Vi anticipo che la Via Vittoria sarà divisa in due episodi perché mi sono informato e questa Via Vittoria è lunga più o meno come la minchia di Luke, se vogliamo quantificare in dimensione Rayquaza, sono due Rayquaza. Detto ciò, direi di provare a fare la nostra cattura qua dentro perché, signori, Malfoy non è un Pokémon così forte. Vedete, c'ha 150 PS che a suo livello praticamente sono uno sputo. Di conseguenza potrebbe morire in 4-4-8. Lui l'ho inserito in squadra per contrastare la forza di tipi acciaio che mi aprirebbero il culo altrimenti. Signori, io qui a Bortozard, non mi far tirar fuori a Bortozard, però porco due. E allora, guarda che cade anche Dragonite. Festa grande quest'oggi. Festa grande quest'oggi. Cast form, signori. Cast form, e a Bortozard ti purgherà, figliolo. Oh Gesù, poi magari ok è di tipo drago ghiaccio e c'ha la mossa mi scopo tua sorella nelle gabbie. Però capite che cast form non è proprio il Pokémon ideale che uno vorrebbe. Vampagelida, io dovevo stare zitto. Cast form, sei il miglior Pokémon della terra, lo sai. Vorrei tanto averti come membro del mio team, tanto che spreco pure una Ultra Ball per cast form. Comunque ragazzi, per la Lega vedrò se tenere Malfoy o no. Dipende, A, se sopravvivo a questo episodio, B, tipo ghiaccio, Pokémon meteo. Ma, ok, un attimo. Quesito. Ma se cast form si trasformasse, cambierebbe tipo randomizzando? Oppure no? È una cosa da scoprire. Farò una side quest solo per il nostro cast form. Side quest, non cast, scusate l'inglese. Precario! Come questo castello, se non sbaglio, questa Via Vittoria dovrebbe essere la rovina del castello del Team Plasma in nero e bianco. Però non vorrei sparare una stronzata. Io devo iniziare a bestemmiare. Dai, divino, vieni qua che mi stai guardando. Signori, ho appena rotto il divino. Si è appena rotto il divino. Si è rotto il divino. Signori, si è rotto il divino. Il divino si è staccato dal suo peso per venirci in soccorso. Ma signori, si è rotto il divino. Cattivo presagio? Spero proprio di no. Divino, vieni qua e assistimi, ti prego. Ecco, non iniziamo per nulla. Divino, no, ti prego, non volevo distruggerti. Non volevo sottrarti dalla tua ventosa. Raga, l'ho staccato dalla ventosa, ok. A maggior ragione il divino rimarrà qua appoggiato di fianco a me ad assistermi. Guardami, divino, fissami negli occhi. Allora, con calma, sto Latias però mi sta aprendo. Io sto facendo tanto il pirla, no, però nel mentre sto prendendo botte ovunque. Pupenaz, prova ad andare tu, raga. Ho visto dei commenti di odio verso Pupenaz. Ma voi dovete voler bene a Pupenaz. Anche se, cioè, so ammettere che non sia il Pokémon preferito di molti. E anzi, faccia sommariamente cacca. Porco due! Non può iniziare così questo episodio. Non posso impazzire dopo 3 minuti. Non mi fate bippare le cose per piacere. Stramontante! Ma figa, ma sei un karateka professionista. Guarda quanto mi toglie. Se ti faccio uno stramontante, scommetto che ti faccio 2 PS. Ci scommetto la vita. Guarda se non gli faccio 2 PS. No, ok, dai, gli ho fatto abbastanza. Gli ho fatto abbastanza. Allora, ok, è il momento di utilizzare una ricarica totale. Raga, ne ho 30. Se non bastano 30 ricariche totali per la Via Vittoria, mi preoccuperei sinceramente per la Lega. Stramontante, dai, allora, fermi tutti. Ficcagliene un altro di cattiveria e risolviamo il problema. Perfetto, fallisce anche ora, signori. Ole, il primo Pokémon della Via Vittoria è andato a casa. Se va avanti così finirà davvero male. Fortress. Ok, Fortress, io cazzo mi metto a pensare. Ho sbagliato mossa, sono sicuro. Lo sapevo. Io volevo fare tenaglia, ve lo giuro su Dio.
Beh, però dai, pensavo peggio, sinceramente. Tra l'altro io mi metto qua a fare i bei ragionamenti, no? Però poi in realtà i tipi sono randomizzati, quindi io potrei fare pure Fangonda e uccidere un Fortress. Che in teoria non dovrebbe essere ucciso da un Fangonda. Però questi sono dettagli. John Frog. Divino. John Frog. John Frog, signori, è pronto ad affrontare il fato della via vittoria, signori. Ma lui è già un vincente di suo, e quindi cosa vuoi che sia una via vittoria per John Frog? Non era quello che volevo fare, lo giuro. Allora, se non sbaglio, qua dovrebbe esserci circa... Allora, puttana il lemure. Questo è un problema abbastanza, e dico abbastanza serio. Allora, devo insegnare forza a qualcuno. A chi lo insegniamo forza? Bernard Malefico, potevi rimanere in vita. Allora, io gli direi di insegnarlo a Malfoy, raga, che non sono nemmeno tanto convinto di lasciarlo, anche perché ha due mosse di tipo normale, vita al tiro è abbastanza inutile se abbiamo surf, quindi bella, perfetto, abbiamo risolto uno dei nostri problemi. Io spero che non ci siano troppe MN in questo posto, perché altrimenti potrei veramente inveire contro Satana. E non è una cosa positiva, no, oddio, inveire contro Satana è molto positivo. A meno che Satana non ti venga a prendere sotto casa, in quel caso non è positivo. Però io sto delirando, ok? Sto delirando dopo 5 minuti, abbiate pietà. 6, tra l'altro. Me l'hanno sussurrato i paconi tipo spettro. Non sei una persona qualsiasi, sei perspicaci sti paconi tipo spettro. Non li facevo così intelligenti, fatemi mettere il filtro antipop decentemente, che altrimenti professionalità, eh. Ok, perfetto. Electros, che abilità levitazione, ricordiamo che non sono randomizzate. Avrei dovuto farlo, mi sono dimenticato. Forza antica, e dai, è a casa pure il serpentone biscione. No, niente, sbriccio il mano, non hai una mano. Non hai le mani, no, non puoi fare sbriccio il mano. Al massimo sbricioli le mani degli altri, ma non è anche quella una bellissima idea. Johnny, pigliati una gassosa, vai così. Se mi critta impazzisco. Dai, fai ancora vuoto onda stupido. Palmo forza, non mi fare male, non mi fare male, no. Vuoi che non dovesse succedere? Vuoi che non dovesse succedere? Mi spieghi perché non stai facendo sbriccio al mano? Quale malattia neurologica ti sei procurato in... Cioè, ti ho tirato un sa... vabbè, ma oggi è proprio il tripudio, eh. Oggi è proprio il tripudio, raga. Direi di far esordire Malfoy, che adesso non vorrei dire, ma... Abortusard, puoi andare a riposare. Siamo già a due Abortusard, io non vorrei dire, ma dicevo, se dovessi morire contro un Lavdisk sarebbe un serio problema, giusto Malfoy? Ok, perfetto. Primo test superato brillantemente, ok, che era un problema delle elementari per uno dello scientifico, un Lavdisk, però altri discorsi. Cesar, vai, davanti tu finalmente. Via, verso la vittoria. Non a caso questa è la via vittoria. Verso la vittoria, appunto. Mark Swimmer, che per l'occasione è andato in un boschetto a fare la raccolta dei funghi. Perfetto. Beccata su questo bellissimo Delibird che mi fa psicotaglio. E tu sei l'unica cosa che ti taglio è quel sacco lì. Così l'unico impiego che hai nella vita te lo perdi pure. Reuniclus, che io da piccolo ho sempre chiamato Ridiculus. Fatemi sapere se anche voi avevate queste perversioni sessuali nei confronti delle gelatine verdi che vi uccidono i Pokémon forti. Allora, ricarica totale. Questo Reuniclus non mi deve assolutamente fare più male. Tra l'altro sì, devo tagliare i capelli, parentesi. Questo cos'era? Un crit? Non era un crit. Allora switchiamo. Switchiamo con tutto l'amore di questo mondo. No, non switchiamo in realtà con tutto l'amore di questo mondo, perché se switch mi ammazza qualcun altro. Quindi, oh, dovrei reggere. Ok, sciottalo, fai qualcosa. Non lo so, ovvio, io che ci spero anche. Allora, ridroghiamo il nostro Cesare e poi proviamo a combinare qualcosa ancora con beccata. La gran voce, Cristo Dio, un concerto metal c'ha meno casino di sto coso. Beccata, gran voce. Allora, non devi crittare. Non devi crittare. Ok, perfetto. Per un attimo non so perché ho visto la vita andare più giù di quanto non fosse andata. Io stavo già per partire per la quinta dimensione in un viaggio ultraterreno cercando Gesù e tirandogli, non lo so, un coppino sul collo. Allora, perfetto. Metafore by Creepy Stories, quelle belle, però, solo quelle. Allora, strumento! Lo riattivo, non hai capito. Bijou normale. Cioè, un gioiello che comunque è abbastanza normale, non è molto raro, è normale. Forest Swimmer. Non puoi, zio, chiamarti Forest Swimmer.
c'è vulcano acquatico e montagna pianeggiante. Non va bene. Non va bene. Non va bene. Fuoco roccioso. Non va bene. Sono sivori, forest swimmer. Io ce lo vedo, raga, a nuotare sugli alberi questo. Io lo vedo proprio. Tra l'altro, bello come... Io sto pigliando tanto per il culo il nostro caro amico Forrest, che si è riproposto in questa serie una quindicina di volte, mentre lui mi sta in maniera molto... Come si può dire? In maniera molto gradevole, uccidendo i miei Pokémon. Malfoy. Allora, da quello che ho immaginato dovrebbe essere di tipo acciaio lui. Malfoy potrebbe essere l'indiziato perfetto per porre fine alla sua esistenza. Gelamondo. Vediamo se ci ho preso col tipo. Ragazzi, ci ho preso 300 like. Qua, a me, i 300 like. Guarda come lo shot. Non lo shot. Oh, diminuisce la velocità. Ora PG, non mi fare male. Ok, mi hai quasi aperto il culo. Pietra taglio, tra l'altro, raga, lui c'ha un pessimo attacco speciale. E si nota. E si nota. La frase doveva continuare con e si nota. Malfoy. La togliamo questa pietra taglio, perché la dobbiamo togliere. Che disastro, raga. Vi ricordate? La mossa più potente del mondo, come l'abbiamo battezzata, distrutta psicologicamente e cerebralmente. Da questo. Da un Pokémon con 46 di attacco speciale. Una statistica molto promettente, come direbbe qualcuno. Che se mi sta ascoltando voglio un commento qui, se lui lo sa. E voi tutti lo sapete. Magari tutti no, però... Reminiscenze della Soul Link, signori. La Soul Link, che bella serie la Soul Link, vero? Proseguiamo, dai. Allora, carichiamoci un attimo i Pokémon, in particolare quelli più importanti, quindi Malfoy. No, dai, curiamo anche Malfoy, raga, non facciamo distinzioni di sesso, razza, biscia, serpenti e cose varie. Ok, perfetto. Dovrei impazzire di meno. Ok, perfetto, non è un problema, taglio, giuro. Allora, fermi tutti, da questa parte qua cosa si cela al mio sguardo? Un fiume, interessante. Tra l'altro sta via Vittoria qua è un casino perché è tutta all'aperto. Prima erano sempre grotte da merda. Adesso tutte... Messaggio TVB. Sei passato tu divino. Il messaggio TVB, raga, è passato il divino e ha lasciato il suo messaggio TVB. Grazie divino, lode al divino. Proseguiamo, perfetto. Messaggio TVB penso sia una delle cose peggiori che potessi trovare sul mio cammino. Il divino mi avrebbe lasciato, che so io, non una Master Ball perché non mi serve più, ma... Boh, un Elite Four. Allora, gli Elite Four devono essere... sono alla via Vittoria, no? Gli Elite Four devono essere un po' più avanti della via Vittoria. Questi si chiamano spoiler. Non si fanno gli spoiler. Poi con Soak tu... Oh, cazzo, fiele punte. Dai, su, mandiamola a casa per piacere. No, Pupenaz, ascolta, cioè, devi attaccarlo. Ok, perfetto. Cioè, lo so che Soak è comunque molto attraente come uomo, però devi darmi una mano. Devi assolutamente darmi... No, uccidilo. Lo so, immagina che ti abbia tradito con Rocket. Immagina che ti abbia tradito con Rocket e che tu sia molto, molto, molto incazzato. Sto facendo la cacca addosso. Dovrei reggerlo comunque un altro. Ok, muori. Ok, sì. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Allora, adesso io se switcho lo prendo in quel po'. Allora, l'eroe versione normal. Noi siamo di tipo volante, scusatemi, quindi non dobbiamo subire le fiele punte ed è un imperativo categorico. Stramontante, ma basta con sta mossa. Ma quanti stramontante ci sono su sta faccetta? Guarda che lo usano tutti, incredibile. Veleno spina è a casa. Tanto raga, lo sappiamo che questi qua sono i John Frog fake, altrimenti ci aprirebbero il culo. L'unico vero John Frog in questo momento preciso della storia dell'umanità è un Gigalith, ha assunto questa forma per aiutarci. Non a caso è qui con noi dal terzo episodio, cioè praticamente dall'inizio della serie. Siamo a 13 minuti e vi avviso che non siamo probabilmente nemmeno a metà della via Vittoria. Wellington Elite Four. Cioè, perché gli spoiler della Lega? Ho sputato la croce di Cristo su questa tastiera. Guarda che c'è il lago di Como. Verde bufera. Senti, no, tu allora, tu che sei il Pokémon della discordia non puoi portare la speranza del verde. Devi piuttosto muro di fumo. Con quale logica fisica uno può fare un muro di fumo?
se non dovevo fallire al primo muro di fumo, al primo muro di fumo. Poi io voglio vedere se mi metto a dire ok, dai, a sto punto uso anch'io muro di fumo. Se voglio vedere, se voglio vedere. Se non mi apre il culo, pozione max. Evita la. Non posso spaccare nulla perché ho già ridotto in cenere qualsiasi cosa fosse a portata di... Questo cos'è? No, non posso rompere questo. Bracer, se mi bruci anche Joe Frog impazzisco, ti giuro che impazzisco. Mega assorbimento, pigliamoci anche un po' di energia già che ci siamo. Ole, perfetto. Sì, però non ti tolgo niente, cioè... Bracere di nuovo, tanto va a finire sicuro come l'oro che mi brucia. Sicuro come l'oro. Allora, noi andiamo di mega assorbimento che tanto ci rifacciamo la vita. Creepy, con calma, non succede niente. Sicuramente lo prenderai, porco. Family friendly. Prendilo però. Ok. Ok. Questo episodio sta mettendo a dura prova le mie capacità cognitive e contenitive, perché io tra poco impazzisco. E siamo a metà via vittoria. Non c'era bisogno che mi curassi due volte. Non ho bisogno degli extra trattamenti. Vuoi curarmi la malattia mentale se ci riesci? Benvenuto. Raga, sto impazzendo. Comunque vi dicevo, Malfoy non sono sicuro di tenerlo in squadra perché è abbastanza scarso. Come avete visto, non riusciva a momenti a distruggere un po' con uno di vita. Dragonite, perfetto. Cioè, sei venuto anche tu. È venuto anche lui a farci visita. Dì ai tuoi simili per piacere di non venirmi ad aprire il culo nelle serie. Beccata e vai a casa. Non va a casa, immaginavo. Esclusiva, perfetto. Per 3 anni su Mediaset Premium, come noi sappiamo. No, io odio ste cose. Cioè, io rimonta è una mossa che odio con tutto il mio cuore. Guarda che Cristo Dio, ma sei il Barcellona che fai ste rimonte. Muori, per piacere. Ole, perfetto. E a casa, livello 61, mi ha dato 300 kg di punti esperienza. Chandelure, tu sei l'infame che ha ucciso Bernard. Tu sei l'infame che ha ucciso Bernard. Gelamondo di Malfoy è a casa. Gelamondo di Malfoy, non ti voglio più vedere sulla faccia della terra. Gelamondo è a casa. Questa è la stessa mossa che ha ucciso Bernard. No, no, questa era la stessa mossa che aveva ucciso Bernard. Sono stupido, ok, no, non ha fuoco ardore. Ok, perfetto, sì. No. Ok, no, non mi fido, No, non mi fido. Non so se riesco. No, che poi questi qua c'ha le mosse di priority. Io me lo sento. Me lo sento potente. Il priority me lo sento veramente su per l'intestino tenue. No, non posso farlo. Allora, ICDC, vai tu. No, non mi fido, davvero. Vediamo cosa fa. Zuffo, ok, di nuovo, perfetto. No, mi cago addosso. No, mi faccio la cacca addosso. John Frog, l'unico con una difesa decente. No, veramente, raga, non voglio rischiare di perdere Pokémon, sinceramente. Ma proprio zero. Ok, perfetto, adesso va un po' meglio. Aero assalto e a casa, perfetto. Ok, era più veloce. Vabbè, è a fine battaglia, dai, va bene uguale. Dicevo, no, non mi fidavo di Malfoy perché non l'ho mai provato. Non si sa mai che impazzisca. Poi questi qua c'ha le priority. No, proprio no. Allora, fermi tutti, non sprechiamo pozioni. Abbiamo fuori il nostro caro amico medico. Facciamoci curare dal medico e proseguiamo nella nostra avventura. Mi stanno cadendo i capelli in testa. Voi non avete idea del fastidio. Registrare con i capelli che ti assalgono. Io non so se affrontarvi in doppio. Sarò sincero, io non so se affrontarvi in doppio. Dai, vi affronto in doppio con i tank. Se li affronto in doppio con i tank, con Pupenaz e John Frog, non dovrei avere troppi problemi, vero? No, perché non si sa mai, sulle battaglie in doppio sono veramente una bestemmia per la razza umana. Ok, fermi. Abbiamo Johnny contro Johnny. Però lui sappiamo che è un ologramma ideato da Satana, quindi forza antica su Gigalith e mandiamolo a casa. Cioè no, non lo manderemo a casa, però facciamogli qualcosa di utile. Cioè un danno anche esiguo. Dragobolide su Pupenaz. Pupenaz mo... Interessante. Molto interessante. Ok. Beh, lo odiavate tutti Pupenaz, no? 14 morti. Ma tanto lo odiavate tutti.
Geramondo Malfoy, fammi ricredere sul tuo conto. Oh, sì, Malfoy, signori, la potenza. Niente, è morto Pupenaz, perfetto, a noi piace così. Deoxys, non un altro leggendario. Oh, Gesù Cristo, io ho paura. Ho seriamente, vi dirò, ho seriamente tanta paura per Malfoy, ma tanta. Cos'è sto? Mi ha sputato in faccia, cosa ha fatto? Non lo so. Gelamondo, magari li mando a casa entrambi. Gelamondo è fisica, raga, vi ricordo. Lui ha un attacco fisico della Madonna. Ok, Deoxys è andato a casa. La velocità di manetta è diminuita, spero che non abbia attaccato me. Mi auguro con tutto il cuore, cioè, che non abbia attaccato Malfoy. Non hai attaccato Malfoy. Ok, però ha missato. Ok. Ho perso 400 anni di vita. Nel mentre, raga, sto sputando a ripetizioni sulla scrivania. Manco fossi un lama, va bene così. Ok. Ok, Malfoy, raga, ha fatto qualcosa di incredibile. Ha fatto qualcosa di veramente allucinante. Allora, datemi delle pozioni. Raga, devo trovare un sostituto a Pupenaz. Controllerò. Cosa devo fare? Controllerò, potevo evitare di dare una ricarica totale a John Frog. Dicevo, raga, controllerò nel box e poi ne sceglierò uno. Allora, lui era di tipo ghiaccio che andava a contrastare con Cesar. Quindi forse tra tutti è quello che è meglio che sia morto, però dettagli. Ora, io da questo punto in poi non ricordo dove devo andare, sinceramente. Sarò molto sincero con voi. Abbiamo una gassosa, perfetto. Io provo a proseguire da questa parte, però sinceramente non ricordo. Grazie. Tu sei un allenatore, il punto 2 non l'ho letto, ma sinceramente non ci tengo. Allora, secchiamo anche quest'uomo. Dudley Swimmer con un mag cargo, perfetto, che calza veramente a pennello in questa situazione. Non calza a pennello in questa situazione. Veleno spina e a casa. Oddio. Oddio. Oddio, per una volta. Ho detto a casa e ha funzionato. Un altro leggendario. Un altro leggendario. In questa serie, raga, ne sto trovando veramente troppi. Ne sto trovando davvero a flotte. A flotte, proprio. Ma l'armata invincibile. Sgranocchio di nuovo. Ma vai a ciucciare le erbette. Vai a ciucciare le erbette. Psicobotta di nuovo, non dovrebbe farmi molto. Veleno spina è a casa, perfetto. Ora direi, raga, che verso i 30 minuti io stoppo a prescindere. E poi il prossimo episodio si finisce in generale la via vittoria. Perché io sinceramente non so quanto sia lunga, ma so che è tanto lunga. E non so se la riesco a fare tutta in un solo episodio. Comunque lo scoprirò. Passabilia. Stai scherzando, cos'è? Passabilia dovrebbe centrare con i sotterranei di... No, cosa c'è? Cos'è Passabilia, raga? Non lo so. Messaggio. Un altro messaggio. Messaggio suggerimento. Qualcuno mi sta lasciando dei messaggi. Forse vogliono dirmi qualcosa che io non riesco a leggere. Io non voglio sapere cosa potrebbe essere quella cosa. Ho appena raccolto due messaggi. E io vi giuro che se me ne capita un terzo, veramente do vita allo stalker della via vittoria. Deve essercene uno da qualche parte. Tipo Mew. Mew è il nuovo stalker. L'avete battezzato nuovo stalker nello scorso episodio, perché ci è apparso ovunque in tre episodi. Potrebbe essere un messaggio della nuova forma di stalker. Dopo essere stato Coughing e dopo essere stato Regice, che è un bel passo, Coughing, Regice, adesso si è messo in testa di essere un Mew. Raga, è un po' ambivalente questo stalker. Privazione, luce siluro. E tranquillizzati che Zekrom è un'altra cosa. Cioè, nel senso, proprio un altro universo. Privazione, magari vai a casa. Sì, ok, perfetto. Mamma mia. Cesar, raga, sta spaccando i culi. Perfetto. Uno degli innesti migliori del nostro team. Raga, io sono ancora veramente scosso, sinceramente, per la morte di Bernard, non tanto di Pupenaz. Bernard, raga, era... ok, no. Dove cazzo sono? No, sono tornato indietro. Mi sa che qua sto tornando indietro, raga. A rigor di logica sto facendo il giro storto. A rigor di logica. Quindi non so. Certo che vogliono farmi piangere, raga. Vogliono farmi piangere. Bernard che ritorna. Dopo che ne ho appena parlato. Gelamondo. Bernard, mi dispiace. Non è colpa mia. Ho dovuto farlo. Mamma mia, Malfoy, raga, comunque... Cioè, avrà pochi PS, rischierà la morte ogni 3x2, però... Cioè, è fortissimo, obiettivamente. Cioè, sembra veramente... Ok, perfetto, no, mi stavo già cagando addosso. Sembra veramente... Cioè, gli shot a tutti. E che vediamo se shot anche questo? Guardalo! Guarda Malfoy! Signori! Signori, parliamone! Allora, io da questa parte, ripeto, suppongo di star tornando indietro. Tu chi sei? Cosa vuoi dalla mia inutile esistenza? Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante da questa parte. Però, tipo ad esempio, sto sasso qua
devo fargli fare il giro dell'oca per rimetterlo a posto. Che è? Allora, fermi. Oh, di qua, no. Ok, olle. Sì, quindi poi faccio il giro di qua. Guarda che schifo. Ok. Forse sto facendo casino. Ok, sì, no, perfetto, ce l'ho fatta. Ottimo. Sì, riattiva lo repellente, figliolo, non hai capito. Posso fare sta cosa? Sì, ok, perfetto. Ora, mi sa che sto obiettivamente tornando indietro. Però, raga, ormai sono qua, quindi affrontiamo pure... grazie, perfetto, affrontiamo pure lui. Tornando giù di lì, secondo me si ritorna all'inizio. Quindi mi risparmierei volentieri la scoperta, sinceramente. Allora, perfetto, abbiamo anche Cesar che è pronto a combattere. Non solo Malfoy, ma anche Cesar in questo episodio ci sta piacendo molto. Tra l'altro contro un Plus... Oh, il super suono, tra un attimo, lo mollo io dalla bocca. Non lo volete sentire il mio super suono? Ve lo posso assicurare, non lo volete. Se ci tenete alle vostre orecchie. Ok, perfetto, vedete che anche Cesar ci tiene alle vostre orecchie. Attacca! Excadrill, mandiamo in campo Plato, che oggi mi sa che ha combattuto tipo una battaglia sulle 300.000 che abbiamo combattuto. Quindi direi che Plato è il tuo momento. Tenaglia. Vediamo se... No, ci ho provato io a mandarlo giù, non ci sono riuscito. Fuoco bomba, aia. Oh, un'altra tenaglia dovrebbe mandarlo a casa in teoria. Vediamo se... Mattin d'oro. Mattin cazzo d'oro. Stramontante, vai giù. Ok, perfetto. Così già ragioniamo un po' di più. Un altro forest, raga, perfetto. Vedo che la stirpe è... non mi inculate, no. Non ci torno giù. Non ci torno giù, me lo sento. Sento che arrivo all'inizio della via vittoria. Io non lo faccio. L'esplorerò fuori parte. Probabilmente mi sono pure sbagliato, ma io non voglio inculate flebili proprio, veramente. Allora, perfetto. Evidentemente era la strada sbagliata perché non siamo arrivati da nessunissima parte. Quindi torniamo di sopra e proviamo da un'altra parte, non lo so. Allora, suppongo... grazie repellente. Suppongo che giù di qua ci sia un'altra strada. Però io, ragazzi, direi che continuiamo la nostra esplorazione nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale, se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività fuori dal canale. Chiaramente rispondete alla domanda del giorno, ma quello so già che lo fate. E premete la campanella per rimanere sempre aggiornati invece sui feed. Più o meno. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.